ho promesso questa sera vi facciamo vedere un altro video nel quale vi parlerò, ecco, della mutazione Ardesia nei calarini Lobster. Questi video nascono naturalmente dalle vostre domande, perché gli allevatori di Lobster naturalmente sanno come funziona la mutazione Ardesia, quindi questo video è dedicato come sempre a chi non sa e non conosce queste cose. Ecco, nella parte iniziale del video avete visto un canarino Ardesia, quindi diciamo così volgarmente è un canarino grigio a livello ottico, si presenta diciamo grigio con fondo bianco, è un canarino quindi a fondo bianco, è un canarino dominante. Quindi dominante che cosa significa? Significa che accoppiando un canarino Ardesia con un canarino verde nascono direttamente dei canarini Ardesia. Al contrario, come abbiamo visto per i cinnamon, per ottenere un cinnamon occorrono o un maschio portatore di cinnamon oppure due cinnamon. In questo caso invece l'Ardesia è dominante e quindi esce anche senza avere le due, senza accoppiare due Ardesia. Anzi, tra l'altro, vi consiglio di non accoppiare mai due Ardesia, perché essendo una mutazione dominante è sconsigliabile farlo. Sconsigliabile non significa che non si può fare, si può fare, ma è quindi sconsigliabile. I motivi sono sia per la mortalità che può avvenire nelle uova e sia per altre motivazioni proprio genetiche che insomma non so qua a spiegare. Questo è il fatto che io non ho mai accoppiato due Ardesia proprio perché è sconsigliato, diciamo così, dalla genetica e dagli esperti. Quindi andiamo a vedere adesso però come si comporta la mutazione Ardesia accoppiata con i canarini verdi o accoppiata con i canarini cinnamon. Ecco, quindi ho creato qua 9 combinazioni di accoppiamenti che adesso insieme a Carlo vi faremo vedere una per una, per vedere da questi accoppiamenti proprio i figli come nasceranno. Quindi il primo accoppiamento è maschio Ardesia per femmina verde. Vado piano così anche avete il tempo magari di segnarvelo. Da questo accoppiamento, quindi maschio Ardesia per femmina verde, nasceranno maschi e femmine Ardesia e verdi. Quindi nasceranno, diciamo, al 50% tutte e due le mutazioni. Accoppiando un maschio verde invece con una femmina Ardesia abbiamo naturalmente lo stesso risultato, maschio e femmina Ardesia e verdi. Le cose cambiano quando noi andiamo a fare accoppiamenti con i cinnamon. Ecco, vediamo infatti che se accoppiamo un maschio Ardesia per una femmina cinnamon otterremo dei maschi Ardesia e verdi, quindi come nel primo caso, però saranno tutti portatori di cinnamon in quanto la mamma è cinnamon, solo che saranno sia verdi e sia Ardesia. Avremo invece le femmine Ardesia e verdi, dato che le femmine non portano nulla, usciranno come nel primo caso femmine Ardesia e femmine verdi, non usciranno femmine cinnamon. Il quarto accoppiamento invece abbiamo maschio cinnamon per femmina Ardesia. In questo caso avremo dei maschi Ardesia e dei maschi verdi e dei maschi che saranno portatori di cinnamon. Non tutti questi andranno provati, perché solo il papà è cinnamon e non la mamma. Le femmine invece avremo femmine fawn e femmine cinnamon. Ecco, delle fawn, poi della mutazione fawn vi parlerò in un altro video. Comunque è il cinnamon a fondo bianco, cioè il cinnamon che deriva dall'Ardesia. Infatti, mettendo il maschio cinnamon con le femmine Ardesia, le femmine che usciranno cinnamon usciranno cinnamon. Poi avremo delle femmine che, prendendo invece il carattere Ardesia, usciranno fawn, quindi usciranno tutte e due le mutazioni. Il quinto accoppiamento abbiamo maschio Ardesia portatore di cinnamon, quindi già portatore, quindi già la mamma è una cinnamon o il papà, per femmina cinnamon. In questo caso abbiamo maschi Ardesia
e verdi, tutti portatori di cinnamon e faun, perché la mamma è cinnamon. Quindi da questo accoppiamento avremo, ripeto, maschi ardesi e verdi, portatori di cinnamon e faun, e poi avremo invece le femmine, che non ho segnato perché mi è sfuggito, praticamente avremo le femmine, ardesia, faun e cinnamon. Quindi avremo tutte e tre le femmine. Il stesso accoppiamento invece abbiamo maschio verde, portatore di cinnamon, per femmina, faun. Quindi avremo in questo caso dei maschi ardesia e verdi, portatori di cinnamon e faun. In quanto la femmina faun è quindi dominante, si comporta esattamente come si comporta l'ardesia. Invece avremo le femmine dei quattro colori, cioè avremo i verdi, i gialli, gli ardesia e i faun. Avremo tutti e quattro i colori. Poi l'altro accoppiamento è maschio verde, portatore di cinnamon, per femmina ardesia. In questo caso avremo maschi ardesia e verdi e maschi portatori di cinnamon, non tutti perché appunto la mamma è ardesia, quindi quei maschi andranno provati. Le femmine le avremo invece di quattro colori. Il penultimo accoppiamento è il maschio ardesia portatore di cinnamon per femmina verde. In questo caso avremo maschi ardesia e verdi e maschi portatori di cinnamon, non tutti perché andranno provati. Quando la mamma non è cinnamon o faun, i maschi non sono tutti portatori, quando solo il papà è un cinnamon, ma vanno provati. Le femmine le avremo di quattro colori. L'ultimo accoppiamento è maschio verde per femmina faun. Avremo in questo caso, vedete, dei maschi ardesia e verdi portatore di cinnamon e faun, quindi vedete che se accoppiamo un maschio verde con una femmina faun otteniamo gli ardesia, non otteniamo però i faun perché il maschio non è, diciamo, a fondo bianco. Le femmine invece le otterremo ardesia e verdi. Ecco, questo è lo schema degli accoppiamenti, meno male, dei canarini ardesia, per chi vuole insomma accoppiare canarini ardesia. Vi ripeto, è sconsigliabile accoppiare fra di loro due ardesia o due faun, che sono canarini dominanti, quindi è indicato praticamente accoppiare sempre o l'ardesia o il faun con dei canarini o gialli o verdi, proprio per evitare di accoppiare due canarini dominanti. La mutazione ardesia serve a ridurre i piumaggi troppo abbondanti, a parte la sua bellezza come per i cinnamon, ha, diciamo, la caratteristica di ridurre il volume del piumaggio quando questo comincia a diventare troppo abbondante in un certo. Spero di essere stato, diciamo, chiaro, magari ho commesso qualche piccolo errore, ma in linea di massima, ecco, questo è lo schema che potete anche trovare poi su internet e copiarvi da seguire quando effettuate un accoppiamento con gli ardesi. Grazie a tutti e a presto. Della mutazione bianca. Naturalmente non c'è bisogno che vedete il video di un canarino bianco perché è bianco, quindi si vede. Allora, il bianco altro non è che l'ardesia. Praticamente bianco e ardesia nei cluster, dato che è dominante, il bianco non è recessivo, quindi sono la stessa cosa. Quindi per ottenere il bianco naturalmente ci vuole o direttamente un bianco, e quindi poi si può accoppiare un bianco con un verde e si ottengono figli bianchi e verdi, come nel caso dell'ardesia. Si comporta come l'ardesia, è un dominante come l'ardesia, quindi bianchi ne otterrete poche accoppiandolo con i verdi,
Invece la possibilità di avere più bianchi si ottiene accoppiando il bianco con un canarino giallo. Essendo due ipocromici, naturalmente il risultato sarà quello di ottenere più bianchi. Lo stesso risultato, perché nelle tabelle precedenti io non ho messo il giallo, si ottiene accoppiando praticamente lo stesso accoppiamento, mettendo l'ardesia con il giallo. Otterrete anche in questo caso dei canarini bianchi, gialli e ardesia. Quindi con il giallo l'ardesia si comporta come un bianco. Infine abbiamo l'accoppiamento del bianco con il cinnamon. Anche in questo caso si comporta il bianco come l'ardesia, quindi otterrete dal bianco con i cinnamon dei figli bianchi, gialli, portatori di cinnamon. Quindi se sono poi accoppiati con gli ardesi otterrete, con i gialli otterrete dei fawn, con i verdi otterrete dei cinnamon. Insomma, si otterranno dei bianchi portatori di cinnamon. Quindi ecco, il bianco è praticamente, ripeto, l'ardesia. Gli accoppiamenti da evitare assolutamente sono bianco per bianco, bianco per fawn e bianco per ardesia. In quanto sono fawn e ardesia in mutazione dominante, il bianco è dominante, sono accoppiamenti, ripeto, sconsigliati. Poi ognuno a casa sua può fare quello che vuole, li può accoppiare, non nasceranno canarini morti, nasceranno canarini comunque sani, qualcuno magari morirà, qualcuno no, ma sicuramente potrebbero uscire canarini che portano delle tare genetiche poi nelle generazioni seguenti. Quindi perché fare bianco per bianco quando potete utilizzare un giallo, oppure bianco per fawn quando diciamo potete utilizzare per fare il fawn o direttamente un fawn o un'ardesia con un cinnamon. Ecco, quindi io cerco sempre di evitare gli accoppiamenti sconsigliati. Quindi questo era tutto per quanto riguarda il bianco e l'ardesia. Poi vi parlerò, ripeto, in un altro video del fawn, che è una mutazione che si comporta sempre come l'ardesia e il bianco, che però ha, diciamo, risvolti anche un po' diversi. Quindi grazie a tutti e a presto.